locali che sono presenti, quelli di Castelliri e quelli che sono arrivati da altri comuni per poter essere presenti in questa giornata dedicata all'Europa, dedicata agli immigranti e per assistere al concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Prego Sindaco. Grazie Tonino, buonasera a tutti, benvenuti a Castelliri, do il mio personale benvenuto al Maestro Granate, a tutti i componenti della banda della Polizia di Stato, ovviamente a tutte le autorità civili e militari, colleghi amministratori che sono intervenuti qui e non per ultimo ma a tutta la mia cittadinanza presente numerosa questa sera. Ci troviamo dopo aver già rimandato una volta l'evento causa maltempo, speriamo bene, incrociamo le dita. Come diceva Tonino, volevamo dedicare una festa all'Europa, un'Europa unita, un'Europa di fraternità. Visto che la nostra terra ha visto tanta immigrazione negli anni immediatamente successivi a quella del secondo conflitto mondiale, ci era sembrato opportuno dedicare appunto una festività e quale migliore occasione quella di poter invitare una banda così gloriosa. Sono stato la scorsa settimana a firmare un gemellaggio in Francia con la cittadina di Poitiers-Saint-Aublin. La musica credo che sia il linguaggio internazionale, colei che costruisce i ponti. Non aggiungo altro, sicuramente sarà una serata memorabile per il nostro paese. Grazie a tutti e buono spettacolo. Grazie Sindaco, e allora entriamo subito nel vivo, non farò troppe chiacchiere, soprattutto in questa fase iniziale, perché tutti giustamente vogliono ascoltare musica, la grande musica che sarà espressa tra pochissimo su questo palco dalla banda musicale della Polizia di Stato. A dirigerla sarà il maestro Granata, che ha realizzato, ripeto, un programma davvero bello, entusiasmante, a cominciare dal brano di apertura che si intitola Symphonic Overture di James Burns, che ha composto quasi esclusivamente